Salve a tutti ragazzi, questo è un primo gameplay della 063. In questo caso sono in modalità offline perché non mi è stato possibile partecipare a nessuno dei due stress test che ci sono stati in questi giorni e vorrei farvi dare un'occhiata molto veloce a quello che è cambiato, a quello che è migliorato e che è finalmente diverso su Daisy. Potete osservare i movimenti come sono fluidi e fatti bene. Lo scavalcamento è una cosa su cui devono ancora lavorare. In realtà ci sarà un'animazione di un salto vero e proprio. Ma ora vorrei sparare a questo cazzo di zombie. Potete vedere l'inventario è cambiato profondamente. Vuole vedere l'animazione di ricarica? Assolutamente. Vediamo. Finalmente si vede il caricatore e si infila nell'arma. Una cosa non mi è ancora chiara è come si fa a mirare col mirino metallico. Ho letto due volte tasto destro, ma non funziona. Come potete vedere, in basso a sinistra abbiamo la barra della stamina. E attualmente, cosa che non credo rimarrà, il nome dell'arma e il numero dei colpi inseriti nel caricatore. L'hotbar è rimasta sempre la stessa. In basso a destra, qualcuno sta giocando a Days. In basso a destra abbiamo la barra della salute, sete, il sangue, che verrà integrato anche il gruppo sanguigno, l'infezione, la temperatura e la fame. Ottimo. Quanto cazzo è bella Cerno quando hai il potere. No, in realtà il potere ce n'ho ben poco perché questi colpi non sono un cazzo. Da quello che ho visto il caricatore va preso in mano. Tasto sinistro. Ah no, così si scarica. Per caricarlo invece va fatto così. Le carica. Ora questo aveva già praticamente tutti i colpi. Vediamo. Ha inserito due colpi. Poi fa un applauso, non si sa bene per quale motivo. Così ho levato il colpo che avevo in canna. E così ricarico. Queste sono veramente piccolissime cose. Avevo realizzato qualche video nei giorni precedenti con una modalità con gli strumenti di sviluppatore attivi, però attualmente l'hanno patchata e non c'è modo di rimetterli. Appena avrò la possibilità di riutilizzarli farò dei video molto più approfonditi. Come potete vedere non si può più fare come ci pare, nel senso non c'è una certa inerzia nei movimenti. Sembra veramente tutto un altro gioco. Non è più possibile fare lo zigzag, quello super veloce che ti permetteva di schivare proiettili. Il giocatore c'ha inerzia se si cambia visuale molto velocemente. Facciamo fuori sti zombie. Una cosa non ho ancora capito è se si può ricaricare con la hotbar, ma in questo caso mi mette i colpi in mano e non me lo fa fare. Quindi presumo che al momento bisogna fare così. La mia mira è sempre abbastanza buona. Sono presenti... Oh cazzo. Presenti lupi in questa modalità offline e in generale animali con tutta l'IA. Questo l'ho shottata. Non ne stanno arrivando altri per fortuna. Leviamoci dalle scatole. La roba spawna. Ah, questa cosa qui è bellissima. Le scritte che vanno dietro all'oggetto. Finalmente. L'inventario non ha un design definitivo, dovrà cambiare. Comunque vada, è già molto più carino.
Se vedete, purtroppo gli slot sono totalmente cambiati, quindi gli oggetti non occupano più la stessa quantità di posto dentro l'inventario, quindi vi dovrete ricalibrare e reimparare a utilizzare. Proviamo a bere. Finalmente, e ci si può spostare ovviamente. Sono un po' ceppo io. Quando è finita, la droppa in terra e sparisce. Questa è una cosa figa, finalmente. In questo caso la versione offline è a tutti gli effetti un server, quindi la roba spona, però praticamente il mio computer attualmente si sta caricando tutto, l'IA degli zombie, l'IA degli animali, lo spawn degli oggetti, quindi va veramente molto fluido. Considerando tutto questo, ho trovato uno zaino, i progressi vengono salvati e io ho veramente tutto ad ultra. E non ho problemi. Ho lasciato l'FX up perché non mi interessa troppo l'anti-aliasing. Come vedete in alto a sinistra faccio 70 fps a beresina. Cosa impensabile considerando che bene o male ci sono gli infected e tutta la roba gestita dal computer. Ah, una bellissima animazione che attualmente ho notato, che faccio qui perché non mi voglio spaccare le gambe, è quella di caduta dagli oggetti. Boom, non si vede bene. Ecco, ve la faccio vedere per bene qui. Sempre che non mi inculino gli zombie. Boom! Finalmente! Finalmente non cascate più come dei pali. Boom! Sembra un gioco vero adesso, ragazzi. Ah, ovviamente dovrebbero spawnare anche le auto, credo, ma non sono ancora state configurate a livello di player controller. Quindi, bene o male, se le trovate non ci salite perché vi buggate. E ovviamente non le potete guidare. Un'altra cosa che ho notato è che la barra della stamina, una volta arrivata a zero, prima di poter ricominciare a correre, sto premendo shift ma non va, deve arrivare a circa un quarto del suo completamento totale, anche di quella non disponibile per poter essere riutilizzata. E la stamina dovrebbe essere dinamica in base al peso che si sta portando, quindi nel mio caso sono ancora abbastanza leggero. Ma quanto cazzo occupa una scatola di spaghetti? Madonna, ho trovato un blood test kit. Vediamo se quello che avevo letto era giusto. Cioè, proviamo a farci un test del sangue. Ok, questo non è cambiato molto, nel senso ho qualcosa nel vuoto. E come avevo detto, nel coso del sangue viene la scritta: sono A negativo. Vediamo la saline bag, le bende. Queste fanno sempre comodo. Visto che sono all'ospedale, ne approfitto per farvi vedere l'animazione di discesa delle scale. Questa è quella classica. Premendo shift. Yahoo! Quella di risalita, questa è quella normale, premendo shift va più veloce e si scende a scivolare. Siccome sono molto coglione, voglio far vedere l'animazione di caduta, anche se mi pare mi sia già capitato che si rompesse le gambe e attualmente non ho un cazzo, solo gli antidolorifici. Boom! Questa è molto carina. Ok, non mi sono rotto nulla, è già qualcosa. Ultima cosa che vi faccio vedere è l'animazione corpo a corpo. Visto che ho trovato un oggetto, dovete mirare destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Si fa le combo. Oh, che bello finalmente. Vediamo se si può tirare giù l'albero. Oh! Oh, finalmente! Oh! Perché questa cosa mi fa venire? Oh, è venuto giù, non sono morto. Vogliamo fare un fireplace? Non ho capito perché l'ha messa in aria, però proviamo. Una di queste case c'è il camino.
questa. Eccola. Fiammiferi in mano, che non ho buttato. Ignite. Finalmente. Grazie, bellissimo. Non so veramente come fare. Cosa? Non era questa animazione che volevo. Come ci si siede adesso? Volevo finire il video in modo epico, invece sto finendo in un modo awkward, imbarazzante. Sì, anche basta. Oh, direi che ho trovato un'animazione che mi serve. Adesso posso finalmente fare il video di outro. E con questa visuale che vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!